tuo fracasso lei ha soccorso per primo la vittima di questo? Sì, sono sceso, non c'erano altre persone vicino alla macchina e in realtà neanche avevo capito che fosse coinvolta una macchina, perché le persone erano tutte lontane. Poi ho detto la macchina è quella, mi sono affacciato e ho visto una persona alla quale usciva del sangue dalla bocca e che era colpito sul torace. Colpito sul torace, in che condizioni era? In quel momento era cosciente? Sicuramente critiche, non era cosciente, si divincolava, ma comunque sia non era cosciente. Mi hanno detto che l'ambulanza stava già arrivando, io l'ho sollecitata diverse volte e dopo qualche minuto è arrivata prima la polizia e poi l'ambulanza. Ecco, e in questo momento lei viene sostanzialmente sollecitato dai passanti, sapevano... Io in realtà stavo sopra e le confesso che dormivo, ho sentito 4 colpi e poi altri 2, la mia sensazione, però non pensavo fossero colpi. E ero a casa di amici, mi hanno detto guarda giù una sparata, uno serve un medico. Mi sono vestito e mi sono precipitato giù, io però non ho avuto la sensazione che fossero spari, o meglio, può essere, però insomma non ero convinto che fossero spari, non ci ho fatto caso. Poi Milano, centro, non pensi 6 colpi, piuttosto qualche operaio, qualcosa, altro. Insomma, sono sceso e non c'era nessuno che lo soccorreva e mi sono avvicinato. Poi ho visto che comunque lui respirava, riusciva a tenere la testa sollevata, ho avuto timore di qualche lesione alla colonna, quindi stava arrivando l'ambulanza e ho aspettato che arrivasse. A quel punto è stato trasferito al Policlinico? Sì, l'hanno portato in ambulanza, è arrivata un'automedica con i rianimatori, perché solitamente in questi casi non c'è il medico a bordo, ma arriva l'automedica con dei medici specializzati in questo e lo hanno stabilizzato. I colpi al torace e non alla testa? Io non ho visto colpi alla testa, la testa la muoveva e l'unica cosa che ho visto è che ovviamente essendo colpito il torace emetteva sangue dalla bocca. Grazie.